Capitolo 4. La sveglia digitale strillò e io rotolai per picchiare sui tasti, ma riuscii a colpire soltanto le snozze, lo snooze. Alla fine ne fui costretta ad alzarmi su un gomito e ad aprire gli occhi per spegnere definitivamente la suoneria. Le cifre luminose indicavano le 6 del mattino. Merda. Ero rientrata soltanto alle 3. Perché avevo regolato la sveglia alle 6? Non lo ricordavo. Non sono al mio meglio dopo aver dormito soltanto 3 ore. Mi sdraiai di nuovo nel nido, ancora caldo tra le lenzuola. All'improvviso, mentre gli occhi minacciavano di richiudersi, ricordai Dominga Salvador. Aveva accettato di incontrarmi quel giorno stesso alle 7. Una colazione di lavoro. Mi liberai dalle lenzuola e rimasi seduta sul bordo del letto per un minuto. L'unico rumore che sentiva era il fruscio dell'aria condizionata, una tranquillità da funerale. Finalmente mi alzai, con immagini di ostacchiotti insanguinati che mi danzavano nella mente. In un quarto d'ora mi vestii. Non avevo bisogno di lavarmi perché faccio sempre la doccia quando rientro dal lavoro, qualunque ora sia. Non sopporto l'idea di caricarmi tra le lenzuola pulite quando sono tutto imbrattato di sangue e agrumato. Qualche volta è sangue di capra, ma di solito è di gallina. Quanto ai vestiti, non volevo sembrare rispettosa, ma neanche sciogliermi dal caldo. Sarebbe stato piuttosto facile se avessi deciso di non portare la pistola. Dite pure che sono paranoica, però non esco di casa se non sono armata. Scelsi i jeans sbiaditi, le calze da jogging e le Nike. Nella fondina interna una Uncle Mike Sidekick. Infilai la Firestar calibro 9, cioè la pistola di riserva che porto insieme con la Browning High Power. Quest'ultima era troppo grossa per stare nella fondina interna, ma la Firestar ci si adattava magnificamente. Non mi serviva altro che una camicia capace di nascondere la pistola senza intralciare l'estrazione, ma trovarne una fu più difficile di quanto possa sembrare. Alla fine decisi per un top che mi arrivava appena la cintura. Poi girai su me stessa guardandomi allo specchio. La pistola sarebbe rimasta invisibile se avessi ricordato di non alzare troppo le braccia. Purtroppo il top era di un rosa tanto chiaro che non riuscivo proprio a ricordare che cosa mi avesse convinto a comprarlo. Era stato forse un regalo? Magari. L'idea di aver sprecato una qualsiasi somma per un qualsiasi indumento rosa era più di quanto potessi sopportare. Non avevo ancora tirato le tende, perciò l'appartamento era completamente immerso in una specie di crepuscolo. Mi ero fatta fare tende molto pesanti perché di rado vedo la luce del sole e non ne sento mai molto la mancanza. Quando accesi la lampada sopra l'acquario, i pesci d'angelo salirono in superficie e cominciarono ad aprire e chiudere la bocca al rallentatore, imploranti. I pesci incarnano il mio ideale di animale domestico. Non rischi di calpestarli, non hanno bisogno di troppe cure, non devi educarli a comportarsi come si deve, né devi portarli fuori a fare pipì. Se pulisci l'acquario ogni tanto e li fornisci regolarmente di cibo, allora non importa niente di quanti ore di straordinario tu faccia. L'aroma del caffè si diffuse tutto l'appartamento dal mio Mr. Coffee. Seduta al tavolino della cucina, sorseggiai l'ultima bevanda nera colombiana ancora bollente. Chicchi tolti dal freezer e macinati all'istante. Non c'è altro modo di preparare il caffè, anche se in situazioni di emergenza posso accontentarmi di quello che trovo. Il campanello suonò e io sussultai, rovesciando un po' di caffè sul tavolo. Nervosa io? No. Lasciai la Firestar sul tavolo della cucina anziché portarmela dietro. Visto che non sono paranoica, soltanto estremamente prudente. Guardai attraverso lo spioncino, poi aprì. Davanti a me stava Manny Rodriguez. Ha 52 anni, è alto circa 5 cm più di me e ha folti capelli ondulati e neri come il carbone, sdraiati al grigio e di bianco, che incorniciano il viso magro dai baffi neri. In una situazione pericolosa preferisco che sia lui a guardarmi le spalle piuttosto che chiunque altro, con una sola eccezione. Ci stringemmo le mani. Come sempre, la sua stretta era salda e asciutta. I suoi denti bianchissimi lampeggiavano nel viso allegro della carnagione scura.
quanto profumo di caffè. Sai che non ho altro per colazione. Non appena fu entrato, richiusi la porta a chiave. Rossità sostiene che pensi troppo a se stessa. Passò a eseguire un'imitazione pressoché perfetta della voce severa di sua moglie, che aveva un accento messicano molto più marcato del suo. Mangia male, è così magra. Povera Anita, niente marito, nemmeno un fidanzato. Rosita è come la mia prima Juliette, ha paura che diventi una vecchia zitella. Quanti anni hai? 24? Già. Si limita a scuotere la testa. A volte le donne non le capisco proprio. Mi considero una zitella irascita? Scherzai. Anita, sai che non intendevo. La so, faccio parte dell'Albanda, capisco. Sul lavoro sei la migliore. Siediti e lascia che ti serva il caffè, se non vuoi rovesciartelo sui piedi. Non fare la scontrosa, hai capito cosa voglio dire? Mi fissò con gli occhi scuri castani, molto seri in viso. Sorrisi. Sì, ho capito cosa vuoi dire. Presi una delle tazze per gli ospiti che tengo nell'armadietto della cucina. Le mie preferite sono appese al portatazzo sul piano di lavoro. Manny sedette al sorseggiare il caffè, poi osservò la propria tazza, rossa, con una scritta nera. Sono un insensibile figlio di puttana, ma ci riesco bene. Scoppiò a ridere, rischiando di strozzarsi col caffè. Sorseggiai il mio da una tazza decorata a giovani pinguini luminosi. Anche se non la metterò mai, è in assoluto la mia preferita. Perché non porti in ufficio la tazza con i pinguini? Chiese Manny. All'ultima riunione Berta aveva chiesto a ciascuno di noi di venire in ufficio una tazza di caffè personalizzata, convinto che avrebbe aggiunto una nota casalinga all'ambiente. Io ne avevo portato una grigia con una scritta grigia un po' più scura. È uno sporco lavoro e io lo so fare. Non appena l'aveva vista, Bert mi ha detto di portarla a casa. Mi piace far incazzare Bert. Perciò continuerai a portare tazze inaccettabili? Già. Lui si limitò a scuotere la testa. Ti sono davvero grata per aver accettato di accompagnarmi da Dominga. Si strinse nelle spalle. Non potevo lasciarti andare da sola a incontrare la diavolessa. Corrugai la fronte a questo soprannome. O era un insulto? È tua moglie che la chiama così, non io. Lanciò un'occhiata alla pistola che avevo lasciato sul tavolo. Ma ti porti la pistola tanto per andare sul sicuro. La guardai sopra il bordo della tazza. Tanto per andare sul sicuro. Se arriveremo al punto di essere costretti a sparare, Nita, sarà troppo tardi. A guardare il corpo ovunque. Non ho intenzione di sparare a nessuno. Andiamo soltanto a fare qualche domanda, niente di più. Non poter resistere dal prendere in giro. Por favor, signora Salvatore, ha forse risultato qualche zombie assassino di recente? Piantala, Manny. So che è una mossa un po' goffa. Goffa? Scrosse la testa. Dominga e Salvatore reagirà in modo tutt'altro che goffo se la farai incazzare. Non sei obbligato ad accompagnarmi. Mi hai chiesto aiuto. Gli si illuminò tutta la faccia. Non hai chiamato Cheryl o neanche Jameson. Hai chiamato me, Anita, e questo è il miglior complimento che si possa fare a un vecchio. Tu non sei vecchio, ribattei. Lo pensavo sul serio. Non è quello che continua a dirmi Rossità. Ma anche se mi hai proibito di andare a caccia di vampiri con te, non può pretendere che smetta persino di occuparmi di zombie. Non ancora. Sicuramente la mia faccia lasciò trapelare la sorpresa, perché subito aggiunse: So chi ha parlato con te 2 anni fa, quando eri in ospedale. Hai rischiato di morire, osservai. E tu quante volte ti sei rotta le ossa? La richiesta di Rosita. È ragionevole, Benny. Hai 4 figli a cui pensare. E sono troppo vecchio per dare la caccia ai vampiri, commentò in tono ironico, quasi amaro. Non sarai mai troppo vecchio. Sei gentile. Vuotò la tazza. Meglio andare. Non vogliamo certo far aspettare la signora. Dio ce ne scampi, esclamai. Amen, concluse. Lo fissai mentre risciacquava la tazza. Sai qualcosa che non vuoi dirmi? No.
garantì. Continuai a fissarlo, consapevole di avere le sopracciglia sospettosamente corrugate. Manny? Non so niente, parola di messicano onesto. Allora cosa c'è che non va? Come sai, praticavo il voodoo prima che la città mi convertisse al cristianesimo puro. Sì, e allora? Domingo Salvador non era soltanto la mia sacerdotessa, era anche la mia amante. Lo pista in silenzio per qualche istante. Stai scherzando? Non scherzerei mai su una cosa del genere. Scrollare le spalle, le scelte sentimentali e sessuali della gente non finiscono mai di stupirmi. Ecco perché sei riuscito a organizzare un incontro in così poco tempo. Perché non me l'hai detto subito? Perché forse avresti cercato di andare da lei senza di me. E sarebbe stata una cosa così brutta? Si limitò a fissarmi con un'espressione molto seria negli occhi castani. Forse. Raccolsi la falsa alla tavola e la infilai nella fondina interna. Aveva un caricatore da 8, a differenza della Browning, che ne aveva una da 14 colpi. Ma siamo realisti, se mi fossero servite più di 8 pallottole sarei morta, e Manny pure. Merda, sussurrai. Che c'è? Ho l'impressione di andare a trovare l'uomo nero. Manny assentì lentamente. Non è un paragone sbagliato. Grande, dannatamente grande. Perché lo stavo facendo? Mi lampeggiò nella mente l'orsacchiotto coperto di sangue di Benjamin Reynolds. E va bene, sapevo perché lo stavo facendo. Se fosse esistita anche soltanto una remota possibilità che il bambino fosse ancora vivo, sarei stata pronta a scendere personalmente all'inferno, ammesso di avere una chance.